nascono da te i futuri campioncini del Padova? Sì, è il primo anno del settore giovanile, arrivano da tutte le società limitrofe della zona. Il nostro compito è quello di creare la prima squadra del settore giovanile, appunto, e far sì che inizino il loro cammino verso la primavera e oltre poi. Quante soddisfazioni ti danno questi piccolini? Sono indescrivibili, ma la più grande soddisfazione è quella di vedere la loro crescita ogni giorno, e l'obiettivo diventa quello di crescere allenamento dopo allenamento, partita dopo partita. Mi chiamo Tommaso, ho 8 anni e mezzo, il mio ruolo è estremo destro alto. E poi cosa di capo non devo dire? È vero che tu sei il più piccolo di tutti i giocatori del Padova? Sì. Come ti chiami? Daniel. E quanti anni hai? 7. Sei contento di giocare nel Padova? Sì. Ma tifi anche per il Padova? Un po'. Come ti trovi con questo allenatore? Buono o cattivo? Buono. Cattivo? Un tuo compagno ha detto cattivo. Perché è cattivo? Perché a volte quando si arrabbia è un po' troppo severo. Chiamo Nicola, ho 8 anni, attaccante. Finora 39. Cosa vorresti per Natale? La PlayStation 4. In Zoom Eleven 3, lampo fulgurante. Il completino di Ronaldo. La PlayStation 3. La PS Vita. La PlayStation 3. La maglia di Tevez. La PS Vita. Buon Natale, Presidente! Le prime cose dal punto di vista calcistico sono le cose individuali, quindi quello che riguarda il rapporto con la palla, il rapporto diretto con l'avversario, la parte quella coordinativa, quindi una cosa abbastanza individuale. Dal punto di vista del comportamento c'è tanto da insegnare o questi bambini sono già, diciamo, abbastanza educati anche ai valori sportivi? Ecco, direi che questa è la parte più importante. Noi con tutti anche gli altri allenatori stiamo cercando proprio di fargli capire quelle che sono le modalità di comportamento giuste in una società che vuole fare calcio a livello professionistico. Ivan, quindi... secondo te il mister è buono o cattivo? Ultra cattivo. Perché quando facciamo un attacco porta ci dà sempre dei tot di tempo per fare gol. Se facciamo gol continuiamo, se non lo facciamo no. Il mister, come ha detto Ivan, è ultra cattivo. Mister è buono. Mister è cattivo perché è vecchio anche. Siamo tutti sovrappeso, quindi abbiamo una bella panzetta. Mi chiamo Gabriele e il mister è buono perché ci fa fare tanti tiri in porta. Il presidente dovrebbe fare una squadra soltanto di giocatori giovani, non come Cuffa. E come Rock, bisogna prendere gli Sharawi o Balotelli. Mi chiamo Mattia e faccio il portiere, dico che il mister è buono, certe volte. Auguri, aiuto a calcio Padova! Da Caffè 24 Sport abbiamo finito il coordinamento, buona serata!